Buongiorno a tutti, ci risiamo. Dopo la Liguria adesso arriva la Puglia. Parliamo di rifiuti. È notizia di stamattina che arriveranno dalla Puglia per una questione di emergenza che hanno nelle province di Brindisi di un arrivo e gestione e smaltimento di 20.000 tonnellate di rifiuti dalla Puglia in Emilia Romagna. Queste 20.000 tonnellate sono causa di un'emergenza che la Puglia ha. E in questo momento la Regione Emilia-Romagna nel piano regionale rifiuti prevede queste possibilità in caso di emergenza conclamata. Questo per noi è un modo assolutamente disdicevole di gestire rifiuti, assolutamente fuori luogo, perché noi abbiamo già 8 inceneritori da gestire, abbiamo già un territorio che è pesantemente inquinato, tra i più inquinati d'Europa, e andiamo ad aggiungere danno sul danno. Queste 20.000 tonnellate saranno quindi gestite, smaltite in Emilia Romagna a partire dal 12 luglio. Il 12 luglio parte questo accordo, e arriveranno 400 tonnellate al giorno in due territori che sono stati identificati, i due territori di Bologna e di Ferrara, quindi bolognesi e ferraresi, come dire, state sereni, arriveranno da voi questi rifiuti, e in questo modo le regioni avranno l'ennesima scusa per non essere virtuosi, per non essere efficienti nella propria filiera di gestione dei rifiuti, perché tanto c'è l'Emilia Romagna che fa da pattumiera all'occorrenza nel caso ci sia la necessità di andare a gestire rifiuti extra o rifiuti che non si riescono a gestire. Questo tipo di intervento, che come dicevo all'inizio è già stato fatto per la Liguria, ora viene fatto per la Puglia, per noi è assolutamente inaccettabile. I rifiuti vanno gestiti in modo diverso, sappiamo, abbiamo detto ormai in mille modi che i rifiuti sono una risorsa, devono essere una risorsa non di tipo energetico, ma una risorsa con materiali, mentre invece si continua a puntare sull'incenerimento. In regione Emilia Romagna noi abbiamo 8 inceneritori e sembra che le altre regioni lo sappiano molto bene, perché quando ne ha bisogno attingono qui. Cosa dire? Io direi che a questo punto è palese quella che era l'intenzione fin dall'inizio del piano rifiuti, di tenere la porta aperta per i rifiuti che venivano da fuori. Infatti è previsto questo tipo di gestione di emergenze all'interno del piano regionale sui rifiuti. Questo noi non lo accettiamo, non l'abbiamo mai accettato allora, non partecipando all'approvazione di quel piano. Continueremo a non sostenere questo tipo di politiche, perché sono politiche che servono a dare scuse agli altri per non fare meglio. Al di là del fatto che si possano avviare percorsi che durano una legislatura, due legislature, tre legislature, tanto non hanno fretta, abbiamo tutti gli inceneritori possibili per bruciare quello che si può bruciare, noi non staremo certamente a guardare, come questa di oggi, un'iniziativa estemporanea fatta, diciamo, un po' di corsa, per informare i cittadini e tenerli aggiornati su quanto sta avvenendo. Io invito i nostri amici della Puglia a farsi sentire, a protestare su questo tipo di iniziative. Cittadini bolognesi, cittadini ferraresi, come si suol dire, state sereni, arriveranno questi rifiuti, ma se sereni non siete, è bene che vi facciate sentire. Comitati di salute ambiente o comunque comitati che corretta gestione dei rifiuti, fatevi sentire dalle vostre amministrazioni che hanno dato l'assenso a quanto mi dice l'assessorato, hanno dato l'assenso per ricevere questi rifiuti. Quindi sono i vostri amministratori, sono assolutamente stati informati e coinvolti in questa scelta. Detto questo, per il momento, diciamo, questa è un'informazione flash molto breve che vi volevo dare, ci tenevo a darvela e darvela in tempo reale perché è notizie calde di stamattina. Noi staremo sul, come si suol dire, sul pezzo, cercheremo di tenervi aggiornati nell'evoluzione di queste situazioni. Per il momento quindi vi saluto e vi esorto a non stare in silenzio se la cosa non vi sta bene. Ciao a tutti.